che soltanto più o meno circa 20 anni fa c'era il vecchio PRG che ha subito delle varianti negli anni successivi, ma questo ovviamente processo è stato un processo piuttosto articolato, tortuoso, e sicuramente non è alla fine, perché come spiegheranno poi successivamente l'assessore, il sindaco e anche il dirigente di chi ha collaborato a questo piano, ha ancora un iter piuttosto lungo che dovrà seguire. Un piano appunto pianifica, quindi c'è un'attenzione al territorio che deve essere ovviamente diversa rispetto a quelli che sono stati gli anni precedenti, come detto, deve fare delle scelte. Un piano che necessariamente dovrà essere monitorato, attenzionato nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ovviamente molti si chiederanno il perché l'assessore all'ambiente presente anche questa sera. Come molti di voi avranno modo di vedere, o qualcuno già ha avuto modo di vedere, questo è un piano che sulla materia ambientale ha dovuto porre un'attenzione particolare. Non soltanto sono stati aumentati quelli che sono gli standard a metro quadrato per singolo abitante, ma sono stati dati degli input precisi per quanto riguarda le normative ambientali, che devono essere ovviamente eseguite in maniera precisa da quelle che sono ovviamente le norme regionali e le norme nazionali. Io prima di passare la parola all'assessore all'urbanistica Tommaso Casito, volevo fare un piccolo parallelo. Il 25 settembre del 1896 nasceva Sandro Pertini, oggi è 25 settembre, e tra le frasi che Sandro Pertini spesso ripeteva c'era una frase di Antonio Gramsci, il quale diceva: la mia intelligenza è pessimista, la mia volontà è ottimista. Se l'ufficio di piano, la politica tutta nella sua completezza, non avesse avuto